Sindaco, dunque, abbiamo fatto il quarto anno di incarico, sta iniziando il quinto. Per capire lo stato di salute della città è facile riferirsi agli indicatori economici di varia natura. Cosa emerge? Che quadro possiamo tratteggiare? Ma se noi andiamo a prendere le classifiche nazionali che fa regolarmente il Sole 24 Ore, altri organismi indipendenti, i dati ci raccontano che siamo sempre su tutte le classifiche la prima città del sud, e quindi già questo è motivo di vanto, e che per trovare una città ai nostri livelli del centro-sud bisogna scendere al 50° posto, mentre noi stiamo sempre all'intorno alla 15ª posizione, in alcuni casi anche dentro i primi 10 posti. Per esempio sull'innovazione tecnologica siamo la nona città, ma anche sulla retribuzione, sulla qualità del lavoro siamo la sesta città in Italia, dopo le città del nord, cioè Cagliari e Nessa con sopra. Sono dati che ci dicono che c'è un sistema economico che, nonostante le difficoltà del periodo, il caro prezzi, le difficoltà prima del Covid, sta reggendo e sta riuscendo a dare una risposta comunque alla nostra comunità, anche perché anche sugli indicatori legati alle prospettive di crescita, Cagliari è sempre tra una delle città più vivaci e una delle province più vivaci, la città metropolitana, una delle più vivaci in Italia. Siamo insieme alle città del nord, quindi questo ci deve ovviamente rendere orgogliosi. È una città che piace sempre di più, attrae ed è diventata anche turistica. Per venire qui ho dovuto fare lo slalom tra i diversi trolley, insomma, cosa che 10 anni fa non avveniva. No, questa Cagliari si è scoperta città turistica, diciamo, con un percorso che è incominciato 10 anni fa più o meno. Oggi è a tutti gli effetti, come hai detto tu, una città che piace, tanti che vengono in vacanza o si trasferiscono per motivi di lavoro per un periodo relativamente breve vogliono acquistare casa in città perché riconoscono una buona qualità della vita, e tanti turisti ci apprezzano, e speriamo di poter continuare su questa strada, ovviamente, e di migliorare sempre di più. Ecco, l'offerta ricettiva magari deve migliorare, però ci sono investimenti importanti anche in questo settore, sul settore alberghiero, che ci dicono, quando arrivano gruppi di un certo livello, che vuol dire che la città incomincia ad avere anche uno standing differente da quello del passato. Si aprono i grandi alberghi, 5 stelle, arrivano gli investitori importanti. Sì, no, io ho iniziato il mandato con un solo 5 stelle, oggi ce ne sono due, un terzo è in fase, diciamo, di apertura, diciamo, penso entro il 2024, quindi questo testimonia che c'è una crescita e che c'è l'interesse dei grandi gruppi che comunque vengono spesso in città per valutare immobili e soluzioni di questo tipo. Il fronte del bar sicuramente è molto importante per il discorso turistico. Massimo De Iana, in un'intervista che abbiamo fatto per questo ciclo di trasmissioni, ci parlava del bel progetto che riguarderà l'ex stazione marittima, che diventerà un albergo, maxi yacht, il discorso dell'integrazione anche con il grande progetto di Boeri sulla via Roma. Come vedi questa partita, che sicuramente per te è forse una delle partite più importanti? Ma sicuramente la più importante, anche perché ho fatto la campagna elettorale dicendo che dovevamo avvicinare la città al mare e recuperare il rapporto con il mare, anche perché io sono convinto che lo spettacolo migliore che abbiamo di Cagliari, la parte più bella, sia vederla proprio dal mare, vedere questa città che si innalza verso il cielo, come diceva Lorenz. Il progetto legato al porto è il futuro della città, il futuro non solo sociale ma anche economico, perché riuscire a trasformare la parte, diciamo, frontale di via Roma in un porto turistico, commerciale, può cambiare veramente il destino di questa città, perché significa portare un tipo di turismo alto spendente, ma con l'apertura anche dei cantieri, del rimessaggio sempre dell'autorità portuale a Giorgino, significa anche avere la possibilità di portare qua gli yacht durante l'inverno, quindi portare quelli che guidano gli yacht, portare le loro famiglie, che sono famiglie alto spendenti, quindi significa sollevare complessivamente il livello della città, e dall'altro lato significa anche che la città si deve organizzare per fornire a tutte queste famiglie, a tutte queste persone, dei servizi di qualità. Però già ci sono, non in tutte le città di medie dimensioni come Cagliari, per dire, ci sono 3 scuole in inglese. È un fattore anche questo che può attrarre un certo tipo di cittadini. Cosa ti senti di dire ai concittadini, diciamo, che stanno vivendo con sofferenza
i diversi cantieri via Roma, ma non solo, insomma, certo, le critiche fanno parte della vita politica, sono il sale della democrazia. È normale ed è giusto anche che i cittadini si lamentino, perché certo, le lamentele ci spingono a capire quali sono i problemi e a cercare di migliorare nelle soluzioni. Quello che dico è che è un po' come l'ho detto spesso, come quando ognuno di noi ristruttura a casa. In questo periodo, fra l'altro, con i vari bonus, tanti si sono avventurati, tutti sappiamo quali sono le difficoltà, si fanno dei progetti, si fanno anche dei cronoprogrammi che quasi mai vengono rispettati, perché è difficile oggi trovare il personale, è difficile trovare i materiali, l'aumento dei prezzi spesso ha avuto un impatto anche sui cantieri, che ci ha costretto a cambiare le cose in corsa, quindi bisogna avere un po' di pazienza, sapendo che domani si avrà una città più bella. Oggi soffriamo, però avremo una città più bella, più vivibile, più accogliente, più fruibile anche non solo da chi ci vive, ma anche da chi viene a visitarla. Aggiungo una cosa importante: i cantieri, fra l'altro, sono uno degli elementi di crescita della città. Se oggi noi abbiamo quei dati anche a livello di occupazione, a livello di prodotto, a livello di retribuzioni medie, è dato dai cantieri, perché significano lavoro. Dietro un cantiere c'è un professionista, c'è un'impresa, ci sono i lavoratori che lavorano per l'impresa, ci sono le imprese dell'indotto, perché devi acquistare i materiali, quindi è tutto un meccanismo. Tutte queste persone che guadagnano, a loro volta escono la sera, comprano un vestito in più, un libro in più per i propri figli, che hanno quel meccanismo che tiene insieme il sistema dei servizi e del commercio, che è uno degli assi portanti della città. Via Roma, Piazza Matteotti, ma anche Viale Trieste, Viale Buoncammino, Via Dante, i numeri ci aiutano a capire meglio. Quanti milioni di euro si muovono gli investimenti? Oggi in città complessivamente noi abbiamo in appalto aggiudicati oltre 200 milioni di lavori solo dal comune, poi ci sono risorse anche della città metropolitana, arriviamo quasi ai 300 milioni. Bisogna ricordare che hai il doppio ruolo, sei sindaco di Cagliari, esatto, e anche sindaco metropolitano. È un momento particolare della vita delle città, perché siamo passati da un lungo periodo di difficoltà a trovare risorse per fare investimenti a un momento in cui, subito dopo il Covid, prima col React-EU e poi col PNRR, le città sono state riempite di soldi, e i soldi per fare progetti di rinnovamento, fare nuovi cantieri, con dei tempi anche molto contingentati, perché quelli del React ci hanno dati nel 2021 e dobbiamo chiudere le opere entro il 2023, quelli del PNRR entro il 2026. Ecco, se posso dire una cosa, noi in 18 mesi abbiamo appaltato oltre 70 milioni di lavori, non succede tutti i giorni per un'amministrazione, non sono tante le amministrazioni che lo fanno. L'altro giorno abbiamo chiuso l'ultimo cantiere dell'edilizia scolastica della città metropolitana del PNRR, il 15°, tutti nei tempi, non abbiamo perso un euro, quindi questo è un altro dato importante della città, dello sforzo che abbiamo fatto come struttura tecnica e amministrativa. È chiaro anche, e lo dico, che abbiamo concentrato gran parte delle risorse umane su queste attività, perché dobbiamo fare queste attività entro nelle tempistiche definite dalle norme. Magari sulle piccole manutenzioni, sull'ordinario, un po' soffriamo, perché abbiamo dovuto scoprire la coperta è corta, il personale è quello che è, quindi alla fine cerchi sempre di girare, di spostare le persone per cercare di ottenere il massimo risultato, per non perdere i soldi che ci hanno dato. E quello è molto importante. Insomma. È importante anche perché se tu riesci a spendere diventi un interlocutore credibile per le altre istituzioni, sia per l'agenzia di coesione, sia per il governo, sia per l'Unione Europea, e te ne danno altri. Se invece dimostri che non sei capace, non riesci a spendere, ti penalizzano nelle successive fasi di programmazione, quindi è importante avere una grande capacità di spesa. Bisogna spendere bene. E tutte le risorse, certo. La burocrazia rappresenta sempre un freno al buon governo delle città? Noi siamo purtroppo un paese particolare, abbiamo la convinzione che tutte quelle distorsioni che ci sono negli appalti pubblici, nella gestione del pubblico, possano in qualche modo essere eliminate tramite le norme. È un po' come se avessimo la convinzione che con un decreto non ci si prende l'influenza. Non può succedere, l'influenza te la prendi, è meglio fare il controllo, avere la medicina e verificare dopo. Lo stesso dovremmo fare per semplificare, se vogliamo fare le cose in maniera più semplice, come fanno negli altri paesi. Do un dato: mediamente un'opera pubblica importante ha un tempo di lavori di un anno e mezzo, due. Diciamo, partiamo dai
15 ai 24 mesi. Il tempo per arrivare alla realizzazione dei lavori è 4 anni. Quindi la verità è che noi dobbiamo riuscire ad abbassare, a ridurre quel periodo che c'è tra l'idea dell'opera e l'appalto dei lavori. Se noi riusciamo a ridurre e a semplificare lì, cercando di essere più sereni nelle cose, non partire subito col pregiudizio che dietro c'è malaffare, ma punendo chi si comporta male, punendo anche in maniera drastica chi si comporta male, probabilmente riusciremo a fare di più, a fare meglio e a creare meno disturbo e meno problemi ai nostri concittadini. Qualità della vita a Cagliari ha un'ottima qualità della vita, ci sono episodi sì, di microcriminalità, però diciamo tutto sotto controllo. Ti sembra una situazione serena? Guarda, bisogna intensificare. Io credo che dobbiamo fare una distinzione tra la realtà e il percepito. Dai dati che noi abbiamo, che mi fornisce la questura, ci fornisce la prefettura, ma lo stesso da quello che dicono gli stessi operatori delle forze dell'ordine, che arrivano da altre città, da altre realtà, perché come sappiamo ruotano, ogni 3 anni hanno un nuovo incarico, questo è una piccola, come dire, un gioiellino, nel senso che i problemi di sicurezza che hanno in altre città fortunatamente noi ancora non li abbiamo. Ovviamente dobbiamo cercare di fare di tutto perché alcuni episodi che sono rivelatori e segnalatori di un clima che si sta modificando non diventino costanti, quindi intervenire per tempo. Devo dire che negli ultimi anni ho notato una capacità davanti ad episodi di criminalità, di microcriminalità che si sono verificati, una capacità delle forze dell'ordine, soprattutto di chi fa le indagini, di individuare chi ha compiuto questi atti, che è un elemento importante di sicurezza. Adesso penso a quel ragazzo che è stato accoltellato qualche mese fa alla Marina da 8 extracomunitari che stavano nei centri, nei CAS. Tutti e 8 sono stati individuati, stati arrestati e consegnati alla giustizia. Ecco, la speranza è che poi, ovviamente, se si individuano come colpevoli, restino in carcere e non siano liberi il giorno dopo, perché questo è l'altro problema della sicurezza. Molto spesso noi amministrazione, la polizia locale, le forze dell'ordine intervengono, però poi queste persone dopo 24 ore sono nuovamente in giro, e questo per il cittadino è ovviamente un problema. Questo crea quel clima di insicurezza che in alcuni casi magari si può sentire un po' di più. Cagliaritani nel loro stile di vita, i cagliaritani diciamo che noi siamo un po' viziati con la macchina, vogliamo andare dappertutto, però tu sei un sindaco che stimola e spinge all'utilizzo dei mezzi pubblici, hai fatto anche con il CTM quella interessantissima operazione di dare degli abbonamenti a dei prezzi. C'è un sistema, ci stiamo abituando a utilizzare il mezzo pubblico per venire in centro. Io faccio questo ragionamento. L'investimento che fa un italiano sulla macchina è un investimento importante, perché mediamente va a spendere 20.000 euro. Una volta che uno fa un investimento di quel tipo, non è che non la utilizza e la tiene bloccata in garage. Io, alla politica della clava adottata da alcune amministrazioni e anche da alcuni governi, per cui si deve dire no alla macchina, non credo. No. Penso che compito delle amministrazioni sia fornire al cittadino delle alternative praticabili, perché quando il cittadino comprende che c'è un altro mezzo di trasporto che è più economico, che è anche, come dire, più tempestivo e più certo nei tempi, penso che possa fare una scelta in libertà. Il cittadino deve essere libero di scegliere, quindi il compito dell'amministrazione è fornire soluzioni. Questa è la logica che abbiamo seguito col Cagliari in bus, quindi con l'abbonamento scontato al 90%, che devo dire è stato un grande successo. Abbiamo stimato 6-7.000 domande, ne abbiamo ricevuto 30.000, abbiamo già accontentato 17.000 nostri cittadini, non solo cittadini cagliaritani, ma di coloro che vivono la città, perché poi Cagliari tutti coloro che vengono in città tutti i giorni, per me sono cittadini, sono cagliaritani, dobbiamo offrire servizi. L'area vasta, no? Esatto, servizi anche a loro, e speriamo, se restano delle risorse nel corso del tempo, di poter ovviamente accontentare qualcun altro che non ha avuto la fortuna di fare la domanda per tempo. Hai lanciato un appello importante al Presidente della Regione per quanto riguarda gli incidenti drammatici che si verificano nella notte del sabato sera, dei weekend, dove perdono la vita a tanti giovani. Rinforziamo e mettiamo i pullman anche la notte. Il problema di fondo è modificare il contratto
trasporto di servizi e avere un chilometraggio più ampio. Noi, diciamo, il sistema di trasporto pubblico funziona in questo modo: la regione ci dice quanti chilometri dobbiamo fare, quei chilometri corrispondono a un valore economico e quindi noi oltre quei chilometri come CTM, aziende di trasporti, non possiamo andare, a meno che non li finanzi il comune. Quest'anno noi come Cagliari abbiamo fatto un intervento importante che ha consentito il fine settimana di mettere delle corse aggiuntive, che significa un chilometro in più che ha pagato il comune di Cagliari. Per riuscire a fare un investimento importante sulla città abbiamo fatto una simulazione l'anno scorso più o meno, servono intorno ai 2 milioni di euro. Se la regione questi 2 milioni di euro ce li tramuta in chilometri e ce li mette a disposizione, noi ovviamente siamo in condizione di garantire un servizio almeno in fine settimana che possa dare una risposta ad un'esigenza oggi di mobilità e di vita anche in chiave turistica che è molto sentita. Mi dicevi, a Bari, per quanto riguarda l'ANCI, c'è stato un riconoscimento importante per Cagliari sul fronte della sanità. Una soddisfazione. È una grande soddisfazione, perché è una cosa sulla quale abbiamo lavorato con tanta fatica insieme all'assessore alle politiche sociali, Viviana Lantini, insieme all'esercito, prima col generale Olla e il generale Scanu, che ringrazio, che ci ha permesso di ottenere l'Oscar della salute delle città italiane, organizzato dall'ANCI, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il progetto che si chiama Il Giardino di Pierre, che vede ormai da 2 anni un servizio ad hoc per i disabili gravi e gravissimi, che gli consente di poter arrivare al mare, quindi andiamo a prendere, li portiamo con dei mezzi specializzati, con un OS, con un servizio anche di qualità dal punto di vista sanitario. E quando vedi una persona di 82 anni che ti dice è la prima volta che faccio il bagno, sono felice, insomma, ti ripaga delle tante fatiche quotidiane. Tema di grande attualità che ha acceso anche il dibattito politico con l'altro palazzo qui di via Roma, lo stadio del Cagliari. Tu su questa partita sei stato fermo e sei ancora, insomma, non hai dubbi? Io non ho dubbi sullo stadio, non ho dubbi sul luogo in cui farlo, anche perché comunque la scelta del Consiglio Comunale dei Cagliaritani è Sant'Elia, è storicamente è lì ed è giusto che sia lì, anche perché c'è una cittadella sportiva fondamentalmente intorno, no? Già tutto intorno, e quindi anche dal punto di vista urbanistico ha una logica e un senso. Siamo in attesa delle risorse, nel momento in cui arrivano le risorse noi possiamo partire con la gara, risolta, diciamo, avute le autorizzazioni tecniche e la definizione del progetto. Da parte nostra c'è tutta la volontà, perché è un progetto, a mio parere, che non solo regala una casa al Cagliari e ai tifosi del Cagliari, ma è un progetto di riqualificazione dell'intero quartiere. È un elemento che, insieme al palazzetto e ad altri interventi che stiamo pensando al terzo lotto del Parco degli Anelli, che stiamo pensando in quella zona, dà una prospettiva a quel quartiere, dove si può creare spazio sportivo e culturale a servizio dei cagliaritani, che si è vissuto 365 giorni all'anno e non solo 19 domeniche per una mezza giornata. Questo è il senso della riqualificazione di tutta quell'area, che è un'area bellissima, di pregio, e può fornire anche delle risposte occupazionali al quartiere, perché significa che possono nascere cooperative che fanno servizi, tutta un'altra serie di attività che danno risposte magari ai tanti cittadini che frequenteranno quell'area, tanti turisti che andranno a vedere un insieme comunque bello, importante e riqualificato. È un tassello molto importante, non dimentichiamoci che davanti c'è il mare, tra l'altro, quindi la passeggiata, il waterfront. È una di quelle prospettive, è uno di quei tasselli che crea quella prospettiva di nuovo rapporto col mare. Da un lato c'è via Roma, dall'altro c'è Giorgino, c'è Susicco, cioè, con che lì avete fatto lavori importanti, con l'ex magazzino del sale, con tutto l'intervento che ha fatto l'autorità portuale. C'è il ponticello ciclopedonale, appena lo termineremo, e poi c'è il collegamento ovviamente con una delle zone più belle della città. Il Poetto come se la passa? È stata una bella estate, insomma, gli operatori economici sono soddisfatti e sono nati tantissimi alberghi, B&B, ristoranti. C'è una trasformazione complessiva del Poetto, in cui tante delle case stanno diventando dei bed and breakfast o delle strutture ricettive, che poi è la destinazione, penso, di quell'area, considerato che non c'è una struttura, non abbiamo in città una struttura alberghiera sul mare. Adesso magari ci aspettiamo che con la riqualificazione dell'ospedale Marino ci possa essere una proposta, una soluzione in tal senso.
Sul Poetto come amministrazione la cosa che chiedo ai cittadini è di avere pazienza. Come sapete, quest'anno siamo intervenuti con un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione, diciamo, di tutta la spiaggia, con la creazione di quelle aree di accesso al bagnasciuga, alla battigia, alla spiaggia. Rispettiamole, ci sono quelle cordonate con quei paletti e quei... non camminiamoci sopra, perché quella chiusura serve a far sì che si ricrei un sistema dunale, che ci siano delle piante capaci di trattenere la sabbia e che quindi in prospettiva la spiaggia si rigeneri. Se continuiamo a passare da lì, a scavalcarle, a pestare quelle piante, a calpestare quelle piante, non utilizzare invece le banchine che abbiamo messo, diciamo, per poter arrivare sino alla spiaggia, il rischio è poi un domani di non poter dire ai nostri nipoti, di non poter far vedere una spiaggia bellissima per essere una spiaggia cittadina. E l'altra cosa, anche, diciamo, i camminamenti che portano al mare, li abbiamo messi tutti nuovi quest'anno, anche per i disabili, cioè sono stati rubati, non è possibile. Dobbiamo avere il rispetto del bene pubblico, sapendo che è un bene al servizio di tutti, non è dell'amministrazione ma è dei cittadini. Avete, tra l'altro, a breve partiranno dei lavori importanti all'inizio della prima fermata, Piazza dell'Arcipelago. Stiamo aspettando che finisca la stagione. Ha costruito una grande piazza in quell'area che è compresa tra l'ex distributore, la zona dove si faceva il cinema all'aperto, e sarà il portone d'ingresso, diciamo, a Marina Piccola e al Poetto. Diventerà uno spazio bello, fruibile, a servizio dei nostri concittadini. E dei turisti. A che ora inizia la giornata tipo di Paolo Truzzussida? A che ora finisce? Ecco, è bella intensa. Io la sveglia alle 6:30. Presto, sei uno che si sveglia. Al contrario dei vecchi politici che facevano tardi. Diciamo, alle 8:15, 8:30 sono già in municipio e se va bene alle 22 finisco, diciamo. Tendenzialmente questa è la giornata, con una pausa pranzo solitamente breve, diciamo 45 minuti, massimo un'ora. Ci vuole passione e tanta energia. Se hai passione, insomma, fatichi, per carità, perché la fatica si sente, ma non ti pesa. Tu che sei stato anche consigliere regionale, insomma, di politica, ne hai masticato tanta, nonostante la giovane età. Fare il sindaco di Cagliari, è sicuramente, dopo il presidente della regione, diciamo che è il ruolo più appagante. Io credo che fare il sindaco della propria città sia la cosa più bella che esista, perché ti mette uno a contatto con i cittadini quotidianamente, ogni giorno hai tanti problemi da risolvere, ti dà la possibilità anche di dimostrare che sei a disposizione degli altri e che puoi risolvere e dare delle risposte concrete, e ti dà la possibilità di immaginare una città e pian piano di vederla e vedere la città che si realizza. La cosa che io dico è che, come dicevo prima, ci vuole passione e devi avere anche un'idea di città, se no è sufficiente un amministratore di condominio. Certo, per tappare le buche non è sufficiente, diciamo, per l'ordine di amministrazione è sufficiente altro. Invece io credo che il compito del sindaco sia anche indicare una strada, poi ovviamente saranno i cittadini a giudicare. Per te, in questi 5 anni, l'opera più rappresentativa, più significativa è sicuramente la Via Roma, oppure non ti fermeresti a questo? Io credo che la sfida che noi ci siamo date quando abbiamo incominciato il mandato era, da un lato, fare la pianificazione, perché in città mancavano tutti gli atti di pianificazione. Abbiamo approvato il piano particolareggiato del centro storico, abbiamo approvato il piano di assetto idrogeologico, che una città come Cagliari è fondamentale e importantissimo. Abbiamo approvato il piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo quasi approvato il PUC, abbiamo perlomeno approvato le linee guida, adeguato al PPR, che è fondamentale per dare regole certe a tutti. Fatte queste cose, ci siamo concentrati ovviamente sui cantieri che avevamo impostato. Per me è importante Via Roma con Piazza Matteotti, perché sono, come dire, la cartolina d'ingresso della città, ma è importante anche Viale Trieste, è importantissima Viale Boncammino, uno degli spazi più belli della città, che non era assolutamente panoramicissimo e non era assolutamente fruibile. Tra qualche mese avremo invece uno spazio che ritorna a disposizione dei cittadini, dove si gode di un panorama fantastico, dei tramonti più belli della città, di un po' di fresco, e restituiamo ai cittadini un bene a cui erano particolarmente affezionati. Siamo in chiusura, il tempo è volato. In questi giorni, fra 5-6 mesi si vota per le regionali, in questi giorni il tuo nome ricorre su tutta la stampa come possibile candidato alla presidenza della regione. Si voterà anche per il Comune di Cagliari, si voterà anche per l'Europea, ma penso che, insomma,
Cosa vorrebbe fare Paolo Truzzu da grande? Io faccio il sindaco, vorrei ovviamente continuare a fare il sindaco, anch'io come tutti i cittadini leggo il giornale, vedo che il mio nome spesso è accostato alla presidenza della regione. Io non sono uno che si è mai candidato a qualcosa, tendenzialmente mi è sempre stato proposto, quindi il ragionamento che faccio è che se ovviamente mi viene proposto, una valutazione la faccio, perché non si può certo dire di no così tout court. E se ci sono le condizioni, con la disponibilità di tutti, io sono a disposizione, ma non sono uno di quelli che briga per fare qualcosa. Come dico sempre agli amici, ho fatto 5 anni in consigliere regionale, ho fatto 5 anni in sindaco della mia città, sono un uomo fortunato, quindi mi farebbe piacere continuare, ma non ne ho la necessità. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie a voi.